C'è attesa perché sarebbe il quinto decreto, ma c'è attesa anche per vedere quanto realmente il governo voglia mettere le mani seriamente sull'Ilva. Il governo Renzi fino ad oggi si è dimostrato perlomeno assente o attendista in questa situazione. Vogliamo che da oggi sia un cambio di passo. Il cambio di passo non è quello annunciato da Renzi, almeno sino ad oggi, con il cambio Bondi ignudi. Credo che noi abbiamo peggiorato la situazione, però ancora fiducia fino a stasera, non vogliamo un prestito ponte che copra l'ordinaria amministrazione, vogliamo che il prestito ponte sia il primo passo, il primo verso qualcosa che va verso l'impegno del governo a garanzia che ci sia il rispetto del piano ambientale e del piano. Questo vogliono i lavoratori e il sindacato di TA. Senza di questo la mobilitazione è stata solo rinviata. Perché se penso che con 300 milioni noi se rimarremo in silenzio e tranquilli, si sbagliano di grosso. Vogliamo questo stabilimento, il piano ambientale, il piano industriale conteneva il risanamento e soprattutto la salute dei cittadini e dei lavoratori, ma conteneva anche il futuro di questo stabilimento, che con l'era ignudi la vediamo molto molto in pericolo, si potrebbe tornare drammaticamente indietro e noi ovviamente non lo permetteremo. Famiglia Riva, abbiamo detto di tutto e di più, non voglio aggiungere altro, loro legittimamente pensano di fare, spero che il TAR e chi debba decidere li tenga a margine della situazione e anche qua ci vorrebbe un'azione forte del governo nel dire finalmente che questo commissariamento che sta sulla carta l'abbiamo vista poco nella pratica. Mi auguro ancora una volta che dalle 18 di questa sera ci sia quel cambio di passo positivo. Se non ci sarà, pazienza. Sappiano che noi comunque a Roma ci andremo.